Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che ho ripreso a dicembre quando ho fatto le vacanze in Italia giù ed è un video che ho ripreso di lungo in verticale perché volevo fare uno short. Lo short pure arriverà, però volevo comunque caricarlo in versione integrale perché mi sembrava abbastanza carino. Ho usato dei prodotti top presi in Italia, quindi da noi al mercato, freschi. Cioè, veramente i lupini erano una cosa impressionante, il calamaro pure. Comunque, tutto poi quello che ho utilizzato intorno dell'orto di famiglia. E ovviamente la conserva di pomodoro è comprata, però in inverno non si trovano pomodori freschi, come sapete, a parte il piennolo. E per questa ricetta volevo utilizzare un pomodoro un po' più soft, quindi ho preso una conserva. Dopo questa piccola introduzione, vi lascio al video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto e ne avete piacere, iscrivetevi, lasciate un like, un commento che all'algoritmo di YouTube fa sempre piacere e mi aiuta anche un po' a crescere sul canale, visto che ultimamente sto caricando qualche video in più del solito. Poi vi parlerò anche in un altro video separato perché una pausa così lunga da YouTube e quante cose ho da fare io il giorno e per quale motivo è un po' difficile essere costanti su YouTube. Adesso però poche chiacchiere e vi lascio al video. Ciao! Inizio subito spedito con gli ingredienti. Prima di tutto utilizzo un pomodorino rosso in conserva perché è inverno e di freschi non se ne trovano, quindi meglio utilizzare le conserve. Poi un bel calamaro freschissimo, due spicchi d'aglio perché voglio che sia bella saporita questa pasta, dei lupini di mare, questi lupini sono davvero una cosa eccezionale, sembrava che uscissero fuori dall'acqua, una cosa mai vista, e poi del prezzemolo fresco, sia in gambi, che appunto le foglie. Andiamo subito a vedere come preparare questa fantastica pasta. Una pentola bella capiente, una padella, scusate, vado a riscaldare dell'olio extravergine d'oliva. L'olio deve essere non troppo caldo, deve rosolare leggermente per andare ad imbiondire, a far insaporire, a far rosolare l'aglio, quindi uno spicchio tagliato a metà e poi vado anche con i gambi del prezzemolo direttamente nel soffritto e aggiungo i lupini di mare. I gambi del prezzemolo, l'aglio, andranno a conferire un bellissimo sapore a questa salsetta e una volta che ha preso temperatura vado a sfumare con del vino bianco. Mi raccomando, anche qui dovete essere belli generosi, questo sono io che faccio l'idiota. Poi ogni volta che si apriranno i lupini devono essere tolti immediatamente dal calore perché altrimenti diventeranno gommosi, quindi appena si aprono, via. Una volta che abbiamo appurato che si sono aperti tutti quelli buoni, andiamo a filtrare con un colino la nostra salsetta. Poi rendo in purea un aglio intero. Prima lo taglio un po' e poi lo rendo a purea e lo vado a mettere all'interno della padella con dell'olio extravergine d'oliva. Mi raccomando, con l'olio non dovete essere a risparmio, non dovete andare a risparmio perché deve essere una ricetta saporita. Quindi l'olio ci va. Fatto questo, mi taglio il calamaro. Ad anelli, poi taglio i tentacoletti in modo molto fine, cioè in modo molto, molto piccolo, e poi le ali. Quindi una volta tagliato tutto il calamaro, sono pronto per andare ad aggiungerlo in fasi, perché ogni pezzo, ogni parte del calamaro ha una cottura diversa, all'interno della preparazione. Quindi vado ad aggiungere prima gli anelli e le ali, e una volta fatto questo, faccio rosolare un po', e intanto che l'acqua bolle, vado a salarla. Una volta che rosolano, che sono rosolati, vado con altro vino bianco a sfumare. Una volta che il vino sarà, che l'alcol sarà sfumato, scusate, vado ad aggiungere la pasta all'interno dell'acqua e aggiungo anche i pomodori con un po' della loro acqua di conserva. Nel frattempo, come avete visto, ho pulito i lupini, quindi li ho tolti dal guscio. Se volete, potete lasciarvi anche qualche guscio per la decorazione del piatto. E aggiungo prima, un po' prima di aggiungere la pasta, quindi andare a risottare la pasta all'interno della padella, aggiungo i tentacoli perché hanno una cottura un po' più veloce. Una volta aggiunta la pasta, vado a risottarla piano piano, quindi la faccio cucinare circa metà cottura all'interno dell'acqua e il resto all'interno della padella. Trito molto finemente il prezzemolo, anche qua molto generoso sono perché il prezzemolo ci va. E una volta che mancano altri 2-3 minuti di cottura, faccio assorbire alla pasta il sapore dei lupini. In che modo? Aggiungendo tutto il liquido, tutti i lupini all'interno della preparazione e facendo assorbire bene questo sapore di mare alla pasta. Come potete vedere, si è andata a creare una crema,
stratosferica, la pasta era molto legata, era buonissima. Aggiungo il prezzemolo come se piovesse e termino con una scorza di limone grattugiato. Questo è opzionale, però io ogni tanto lo metto il limone, specialmente sui piatti di pesce ci sta molto bene. Questa qua è una ricetta di pesce semplice, deliziosa e gustosissima. Grazie per aver visto questo video. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video sul mio canale. Ciao!